Oggi un'idea per i pranzi di Natale, il melograno e allo stesso tempo molto leggero, grazie a tre segreti. Quindi attenzione ai tre segreti. Gli ingredienti sono semplicissimi: riso carnaroli, piselli, zucca, salmone, burro per mantecare e 2 g di sale iodato. Porta chef Rita va a tostare il riso senza grassi, quindi con una buona pentola antiaderente andiamo ad inserire il riso nella pentola e lo andremo a tostare senza aggiungere nessun condimento, perché ci lasciamo un po' di burro solo per la mantecatura finale. Quindi semplicissimo e soltanto sentendo con i polpastrelli quando il riso è un po' caldo vuol dire che è tostato. Occhio che non deve però brunire, quindi non si deve bruciare, deve semplicemente essere un po' caldo ai polpastrelli. Il secondo e il terzo segreto sono nella mantecatura e adesso ve lo faremo vedere. Intanto la chef Rita aggiunge il sale. Il sale va aggiunto all'inizio perché è poco ma iodato. Per 4 porzioni sono 280 g di riso carnaroli, 150 g di piselli, 150 g di zucca, 100 g di salmone affumicato, 2 g di sale iodato, 20 g di burro per la mantecatura e melograno per andare a decorare il nostro piatto. Quindi il riso adesso è bello tostato perché è bianco, quindi non è scurito ma si sente già caldo. Andiamo quindi ad aggiungere gli ingredienti, i piselli che doneranno fibre a questo piatto, ma anche carotenoidi, perché i carotenoidi lo sappiamo sono nella zucca ma anche nei piselli, e la cottura breve, perché sappiamo che il risotto cuoce in 20 minuti, andrà ad aumentare l'assorbimento, la biodisponibilità dei carotenoidi. Andiamo quindi a mescolare bene tutti gli ingredienti e aggiungiamo l'acqua. Non aggiungiamo il brodo perché se gli ingredienti sono di alta qualità non c'è bisogno del brodo. Andiamo a cuocere semplicemente con l'acqua. Copriamo quindi con l'acqua. Vedete che possiamo aggiungere anche dell'acqua fredda perché già bolle, cioè nel momento in cui l'aggiungiamo già bolle. E andiamo a portare a cottura per circa 16-17 minuti. Ovviamente per motivi di tempistiche noi abbiamo già precotto il risotto. E quindi andiamo a far vedere gli altri due trucchetti che sono fondamentali per la mantecatura. Il primo è quello che andiamo ad utilizzare solo 20 g di burro per 4 porzioni di risotto, quindi 5 g di burro a porzione. E questo sarà possibile grazie al fatto che il burro lo abbiamo tenuto in congelatore. Quindi prima di iniziare la ricetta mettiamo i 20 g di burro in congelatore. In questo modo, utilizzando pochissimo burro, grazie allo shock termico che c'è tra la temperatura del burro e la temperatura del risotto, anche con pochissimo burro riuscirò a fare una mantecatura perfetta. Perché cos'è la mantecatura? È un'emulsione tra la parte acquosa del risotto e la parte grassa. E quindi, sciogliendosi più lentamente il burro, anche se è pochissimo, riuscirò a mantecare perfettamente il risotto. Altro accorgimento, un tocco finale con una grattugiatina di zeste di limone, quindi della buccia del limone, perché questo andrà ad esaltare tutti i sapori del risotto, consentendoci di utilizzare pochissimo sale. Pochissimo sale, soltanto 2 g di sale iodato per 4 porzioni. Andiamo quindi ad aggiungere anche il salmone e a questo punto possiamo già servire e impiattare il nostro risotto. Quindi semplicissimo, da ripetere a casa e soprattutto raccontateci come vi viene e i commenti di tutti quanti certo. A casa. Allora Chiara, vogliamo riassumere quindi gli ingredienti? Certamente, per 4 porzioni 280 g di riso carnaroli, 150 g di piselli, 150 g di zucca, 100 g di salmone affumicato, 20 g di burro, 2 g di sale iodato, melograno per guarnire e un po' di zeste di limone.